Grazie a Consumers Forum per aver organizzato questa significativa occasione di dibattito sui temi europei che, ahi noi, non sono frequenti per le associazioni di consumatori italiani. Il mio osservatorio privilegiato a Bruxelles, io ho la fortuna, grazie ai miei colleghi italiani, di rappresentare il consumerismo a Bruxelles in un gruppo consultivo presso la Commissione europea. Ebbene, forse potrà interessare chi ci ascolta il mio punto di vista su un ipotetico confronto tra il nostro consumerismo e quello d'Oltralpe. Noto che i colleghi delle associazioni europee sono generalmente su un versante di maggiore conflittualità rispetto alle associazioni italiane. Mi sembra un consumerismo di barricata, fatto per la maggior parte di una dialettica aggressiva, ma poi tutto sommato di una tutela reale, quella offerta ai cittadini dei rispettivi paesi, più o meno analoga alla nostra. Ho la sensazione che questo atteggiamento nei confronti dell'impresa porti alcuni effetti non desiderabili che provo ad elencare sinteticamente. Intanto i colleghi delle altre associazioni europee sono quasi costretti a scegliere alcuni temi sui quali concentrare la loro attività e sono naturalmente i temi del mass market, la telefonia, l'energia, il commercio elettronico. Riscuotono la stessa poca solidarietà dalla base dei cittadini, questo è un tema che affligge le associazioni italiane, ma direi un tema con il quale noi conviviamo ormai felicemente, nel senso che è chiaro a tutti chi si sia occupato anche fugacemente di consumatori, che i consumatori non rappresentano una classe di individui. Siamo tutti consumatori e lo siamo molte volte nel corso della nostra giornata, ma siamo assolutamente diversi l'uno dall'altro. Ma soprattutto questa prospettiva partigiana, che vedo molto più presente, ora non voglio generalizzare, ma molto più presente nei colleghi europei rispetto a quelli italiani, quasi a generare, uso una parola forte, una sorta di razzismo consumerista, forza del quale i consumatori hanno sempre necessariamente ragione, dall'altra parte l'impresa gioca sempre necessariamente il ruolo del cattivo. Ecco, credo che questa filosofia non paghi alla lunga. Viceversa, il consumerismo italiano è un consumerismo che ha la caratteristica di essere negoziale. Cosa vuol dire? Vuol dire essere molto convinti delle proprie ragioni, ma portarle all'attenzione dell'altro con la speranza di poterlo convincere di fare qualche passo nella direzione di una maggiore tutela dei consumatori. Questo atteggiamento, tra l'altro, ha portato nelle associazioni italiane alcuni evidenti effetti, insieme a qualche anche aspetto negativo, ma gli effetti positivi sono una maggiore strutturazione delle nostre associazioni rispetto a quelle degli altri paesi. Dialogo spesso con colleghi di associazioni importanti, di paesi europei importanti, che mi parlano di avere poche unità di addetti nelle loro sedi. Tutto sommato anche una poca cultura, il fatto di esserci occupati di molti argomenti ha ampliato la nostra visione di rappresentanti dei consumatori, ma soprattutto si contamina poco l'impresa. I colleghi stranieri sono esterrefatti quando gli racconto che le organizzazioni italiane si siedono a tavoli di lavoro insieme alle grandi imprese della telefonia o dell'energia, molte delle quali operano anche in quei paesi. Ebbene, in quegli altri paesi europei non c'è nessun momento di dialogo, di interazione, di contaminazione. La tutela dei consumatori, ce lo ricordava anche l'analisi del Censis, che guardi soltanto ad una tutela ex post, è una tutela dei consumatori destinata a scarso successo, anche perché gli strumenti di enforcement in Italia come negli altri paesi europei sono poca cosa. Temo di dover condividere più in generale il pensiero che ho un po' percorso questa mattinata rispetto ad una fase di stanca o di stallo. Non so se augurarmi che l'Europa si stia solo riposando prima di riprendere la marcia o che sia uno stallo purtroppo destinato a durare rispetto all'attenzione dei consumatori. Potrei fare molti esempi, i più appariscenti agli occhi di tutti sono senz'altro la partita dell'azione di classe. Eravamo soliti chiamarla class action, in Europa questo termine è bandito, si parla di collective redress. C'è quasi una strana
idea europea, spero che il commissario mi smentisca, per cui in un momento di crisi economica non si può introdurre sul mercato uno strumento di tutela qual è l'azione collettiva risarcitoria. Bene, signor commissario, questa è una filosofia che non ci convince, la vediamo all'opposto: più correttezza e più strumenti di tutela, tanto più in un momento di crisi, farebbero bene al mercato. Collective redress, per come la immaginiamo, è per il mercato, non contro il mercato. Nessun rappresentante dei consumatori né in Italia né in Europa sogna, neppure quel consumerismo barricadero e conflittuale che vedo spesso in Europa, sogna di condannare un'impresa al fallimento in un momento così difficile, anche perché ancora una volta sono consumatori anche dipendenti di quell'impresa e hanno diritto a vedersi tutelato il loro reddito. Sentivo dire stamattina che talvolta l'Europa è considerata non madre ormai dai consumatori, ma matrigna. Ecco, su questo tanti sono i dossier aperti, mi limito ad un tema però importante, perché siamo alla base della consapevolezza dei consumatori, e cioè al tema del consumatore di cibo, di food, all'alimentazione. Ecco, non possiamo accettare che un paese con le tradizioni come il nostro importi meccanismi di comunicazione verso i consumatori improntati ai semafori che dicano rosso, giusto, giallo, non so bene che sta da prendere, verde, questo cibo si può comprare. C'è un serio rischio per la salubrità dei nostri alimenti, c'è un serio rischio per la nostra economia. Non si può tollerare che sia così grossolana l'informazione ai consumatori se è vero, e concludo, che uno dei principali compiti che l'Europa ha avuto e che, signor Commissario, mi auguro continuerà ad avere, è quello di educare i cittadini. E non li si educa con i divieti, ma li si educa con l'educazione, seminando consapevolezza. Questi cittadini saranno l'Europa di domani, abbiamo tutti il dovere di prenderci cura dei consumatori. Grazie.